quando ho memoria, il calcio è stata la mia passione. Non so il momento esatto in cui è successo. Tutto quello che so è che è diventata tutta la mia vita. Ogni possibilità che ho avuto, ho fatto in modo di essere in campo. Niente scuse, nessun giorno libero. Pioggia o sole, ho deciso di essere lì. Perché quando lo ami così tanto, niente ti ostacola. Il calcio mi ha dato uno scopo. Il calcio mi ha portato pace. E l'idea di giocare professionalmente è diventata tutto ciò per cui ho vissuto. Purtroppo la vita aveva altri progetti per me, ma ce n'è uno che ha cambiato il gioco. Vedete, i tempi sono stati brutti per la nostra famiglia in Italia. Mio padre non riusciva a trovarsi un lavoro ben retribuito e mia madre poteva fare così tanto per la famiglia soltanto con i risparmi che aveva. È in questa sfida che i miei genitori hanno visto l'America come un'opportunità. Sicuramente sono rimasto devastato dalla loro decisione di lasciare l'Italia. Ho sognato per anni di essere accettato da un settore giovanile e giocare per un club come l'Inter. Ma come mi hanno insegnato i miei genitori, dovevo credere che ci fosse un'altra strada. L'America è la terra delle opportunità. Ovunque ti giri hai la possibilità di coglierla. Fu allora che scoprii che nelle loro università c'erano programmi di borse di studio per uno sport chiamato soccer. Lo so, che diavolo è soccer? Ma dove hai messo il mio controller? Matti, sto lavorando alla mia domanda universitaria, esci. Ma perché tocchi sempre le cose mie e non le rimetti mai a posto? Te lo darò presto. Presto. Faccio prima a Natale con te. Oh, Mattia. Mio fratello gemello. Sì, gemelli. Potete crederci? Alcuni direbbero che lui ha il cervello e io l'aspetto, ma seriamente, scherzi a parte, mio fratello è intelligente. Forse troppo intelligente. Lui mi fa fare brutta figura quando si tratta di scuola. Io non sono il più motivato quando sono seduto in classe, ma mettimi fuori e mi vedrai brillare. Il calcio è l'unica cosa che io e mio fratello condividiamo insieme. Ha da sempre delle abilità e continueranno nel tempo. Noi due stiamo persino facendo domanda per le stesse scuole, nella speranza di ottenere quella borsa di studio per il calcio. Oh, scusa, voglio dire soccer. Ma ok, con l'acqua non si brinda. Entriamo. Non succede niente, dai. Mattia, è arrivata la posta, sono arrivate le lettere dell'università. Oh, vado. Questo è il mio momento. Mirko, sono arrivate. Questa è la mia opportunità. Questo è tutto ciò di cui ne vale la pena. Aprile, forza, dai! Ma papà, sono stato accettato! Una borsa di studio per il calcio, non posso crederci! E tu, Mirko? È proprio così. Era finita. Il fatto è che non sono mai stato preparato per questo momento. Non sono mai stato sicuro di cosa fare dopo. Se non potevo giocare a calcio, allora chi ero? Mirko, ma che problema hai? Mattia ha ricevuto una buona notizia e tu ti comporti così? Non si tratta di lui. Allora di cosa si tratta? Non sono entrato. Mi dispiace, Mirko, ma devi essere felice per Mattia. Ha studiato tanto per raggiungere questo risultato. Verrà anche il tuo momento. Il mio momento, questo è stato il mio momento, questo era il mio momento. Ho passato tutta la vita a giocare a calcio, per cosa? Per farmi dire che non sono abbastanza bravo. L'università non guarda solo a come giochi a calcio, ma anche ai voti. E i tuoi non sono mai stati buoni come quelli di Mattia, te l'abbiamo detto mille volte. Ancora non se lo merita. Sono molto delusa, Mirko. Mattia ti ama, ti stima. Il minimo che puoi fare è esserci per lui.
Per quanto fossi ancora ferito, sapevo che mia madre aveva ragione. Matti, ho parlato con mamma ieri sera. Sì, ho sentito. Su di me che non entro. No, su di me che non me lo merito. Guarda, ieri ero molto arrabbiato. Questa domanda significava molto per me. E vedere che invece te non lo capisci... Va bene, ho capito. Siamo fratelli, lo sento tutti i giorni. Per questo ho deciso che non andrò fino in fondo. Non sarebbe giusto nei tuoi confronti. Oh, Matti! Questo non è qualcosa che neghi, qualcosa che rifiuti. È un'opportunità. Te la sei guadagnata. E vedere che tu la rifiuti non sarebbe giusto nei tuoi confronti. Ascolta, tu sei mio fratello, mio amico. E se io non posso realizzare il mio sogno, farò parte del tuo. Grazie, grazie. Quando mio fratello mi ha detto quelle parole, ho capito anche io quanto fossi grato a quel giorno. Grazie ai miei genitori per avermi spinto ad essere forte. Grazie a mio fratello per avermi ispirato a essere migliore. E grazie al calcio per avermi ricordato perché questo gioco è bello.